Un bond a 5 anni e l'aumento dei salari dell'11%. La Grecia, ex sorvegliata specialissima in Europa, ormai libera dai vincoli della Troica, può finalmente decidere per sé e rientrare nei giochi. Da una parte ricollocando i suoi titoli su mercati finanziari meno severi, dall'altra restituendo un po' di ossigeno ai lavoratori vessati da lunghi ed estenuanti piani di aggiustamento. E così il salario minimo aumenterà da 586 a 650 euro, tornando ai livelli del 2012. È il minimo che si possa fare per i lavoratori che hanno sofferto, ha detto Tsipras, per tutti quelli che hanno visto i loro salari perdere di valore. Που την περίοδο της κρίσης είδαν τα εισοδήματά τους να μειώνονται, είδαν τους μισθούς τους να περικόπτονται. Forte della rinnovata fiducia nel Parlamento e nel suo governo, il primo ministro Tsipras può snocciolare i successi ottenuti grazie ad enormi sacrifici, soprattutto sul dossier occupazione. Lavoro nero giù di 11 punti percentuale, ritorno della contrattazione collettiva con relativo aumento di salari per 100.000 dipendenti, riduzione della disoccupazione dal 27% del 2014 al 18,3% di oggi. Numeri che mettono al sicuro la legislatura fino a scadenza naturale nell'autunno di quest'anno.